Radio Raccontiamoci, raccontiamo un po' l'Italia attraverso i titoli anche questa mattina dei giornali. Buongiorno da Roberto. Buongiorno da Simona. E si parte purtroppo con un'Italia che brucia da ANSA per i roghi. 1500 sfollati in Sardegna, sono 20.000 ettari in fumo in questo momento e i Canadair in azione come nei migliori momenti per combattere questi roghi dovuti all'incuria, dovuti a chi vuole sfruttare questi terreni. Ogni estate c'è questa emergenza. Ritorniamo sull'emergenza incendio. Si è partiti dalla Sardegna quest'anno, a volte si parte dalla Sicilia. Ma ci sono altre notizie che incendiano invece gli animi. Ormai da qualche giorno sembra che tutto debba accadere intorno al Green Pass, non nient'altro. Nient'altro. Un'isteria. Partiamo dal Corriere della Sera che titola Vaccini, appello del governo. Speranza è un'arma per la libertà. Questo è quello che ci dice il Corriere. Passiamo alla Repubblica. La lotta al Covid, il pass anche per i ristoratori. Figliuolo dice siamo all'ultimo miglio, arrivano i tamponi con lo sconto. Però... siamo all'ultimo miglio perché si è quasi al 60% sì. della vaccinazione. In fondo lo scopo di questo Green Pass è superare, diciamo, un numero vaccinale alto, cioè avere molti molti vaccinati, spingere la gente a vaccinarsi, anche se già si faceva da prima. Andiamo sui giornali locali, sulla Sardegna, terrore e devastazione, si parla naturalmente di questo inferno di fiamme, 20.000 ettari di territorio, aziende agricole e allevamenti commerciali, rase al suolo. Ma non è l'unica notizia che arriva dal maltempo, tra l'altro in questi giorni abbiamo un allarme temporale. Se andiamo sulla provincia di Como c'è pioggia record e una frana a Blevio, due frazioni isolate, 10 persone costrette a lasciare le case. Poi rimanendo sul locale invece ci inquieta un po' il Giornale di Sicilia, dove si parla di scuola. Torna l'incubo della DAD. Circolare dell'assessore Lagalla, a settembre si può partire con tutti gli alunni in classe, ma solo se si vaccinerà almeno il 75% dei prof e ci sarà ancora l'obbligo della mascherina. Questo è un altro dei dubbi. Se si è vaccinati in mascherina, perché? Però invece qui mettiamo mascherina, vaccinazione e probabilità anche di ritornare in DAD. Mentre per la provincia di Cremona c'è un altro allarme, un'altra emergenza, questa è da sempre, però in questo momento è aumentata. Nessuno stava parlando di economia in questi giorni, ma nella provincia di Cremona è emergenza cassa integrazione. Boom degli ammortizzatori sociali, a giugno le ore sono decuplicate. Per Venezia invece Mestre, il Gazzettino, ci sono indagini e denunce sui no pass e le manifestazioni di questi giorni. Al nord-est 9 cortei non erano autorizzati, quindi la Digos in campo per individuare gli organizzatori. A Padova già 2 sotto inchiesta e il prefetto di Treviso dice regole ignorate, sanzioni inevitabili. Quindi è difficile manifestare. Anche la provincia di Piacenza parla di manifestazioni, la prefetta dice ai no pass regole, guardia alta, l'emergenza non è finita e tutte le istanze devono trovare ascolto, senza però lasciare spazio a strumentalizzazioni, si punta a tutelare la vita sociale ed economica, insomma vuol dire che si starà molto attenti a queste manifestazioni. Tra l'altro c'è un cantante piacentino invece che ha fatto sentire la sua voce a favore dei Novax, canta come ribelli, non faccio la cavia. Per il Mattino di Padova ho segnalato questo giornale perché mi ha lasciato un po' di stucco le parole dei Crisanti che appaiono in prima pagina. Sì. Virologo dice no pass, la gente è scontenta, e qua abbiamo visto, no? La manifestazione, sappiamo comunque sia, cioè, questo Green Pass sta dividendo, sta in parte anche appassionando, ma non in un senso molto positivo, perché poi non si riesce a ragionare veramente sulle regole che stanno dietro, sul perché. Che è quello di spingere a vaccinarsi, cioè semplicemente lì si creano delle difficoltà per spingere la gente a vaccinarsi, cioè sarebbe più semplice forse spiegarlo in questo modo. Comunque Crisanti dice uno stato debole che li lascia fare per i no pass.
Però che un medico venga a dirci quanto lo Stato quanto deve essere forte e debole mi lascia comunque basito, per usare un vecchio termine. Andiamo sul fronte del blog. Sì, perché c'è una notizia interessante, consiglio a tutti di leggere. Fine pandemia, mai con o senza Novax. Qui torna praticamente, si fa un attimo una disanima sull'isteria che poi tra Pass, Novax, Green Pass. E ci ricorda una cosa importante. Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, già il 15 luglio, ma già da tempo, ci dice, ribadiamo, derivano dal fatto, cosa, le varianti, che il virus, per esempio, trovando un soggetto vaccinato, che quindi in qualche modo gli resiste, cerca di identificare le strade per aggirare la vaccinazione. Beh, è un virus mutante, questo si sa, è quello che ci hanno detto dall'inizio, come il virus di altre cose. Non voglio usare altre parole perché poi si è facilmente attaccati in qualsiasi modo. No, però è un'informazione. È un dato di fatto che il virus è mutante, che cambierà e cambierà anche rispetto ai vaccini. Sì, e per me è proprio il modo in cui stiamo cercando di sconfiggere questa pandemia, che è molto isterico anche da parte probabilmente del personale medico, perché c'è paura poi che gli ospedali si riempiano ancora. C'è da notare che in questi giorni le ambulanze stanno suonando moltissimo, sì. Quindi si prevede, e io prevedo non da mago ma insomma avendo degli input, un futuro ancora di chiusure. A proposito di chiusure, cioè, ritorniamo sui quotidiani, perché si parla comunque, si va avanti, nel senso si fanno leggi, c'è un Parlamento che cerca di legiferare con o senza pass, anche lì loro fanno le leggi ma non vorrebbero il pass, esatto. Queste che sono le cose, per quello poi diciamo si rimane sempre un po' smarriti, e si è smarriti anche su questa legge Cartabia, tutti contro il Movimento 5 Stelle, dice però questo il Fatto Quotidiano. Di fatto oggi inizia la battaglia in commissione alla Camera e vediamo se tutte queste remore porteranno da qualche parte, oppure come il decreto Zan rimane sospeso poi perché non c'è stato un accordo e quindi alla fine si butta via l'acqua ai bambini, no? Per il giornale c'è invece un terremoto in procura, Cassese che dice basta con i magistrati che si giudicano tra loro, del resto non c'è altra attività giudicante che sono i magistrati, quindi questo è un difetto di base un po' e che da tempo si parla della riforma della giustizia italiana. Stai cercando un aiuto per i tamponi? Ecco. Vedevo che aiuto ridicolo per i tamponi. Sì, dicevamo, no? Saranno aiutati, si abbasserà il costo dei tamponi, ma in realtà è ridicolo. Caos, adesso costano tra i 20 e i 50 euro. Il governo ha stanziato 45 milioni fino a ottobre, forse 4 euro ad esame. Vediamo. Perché i tamponi comunque servono anche per un accesso, esatto. Oltretutto in alcune situazioni lavorative o a chi per altri problemi, anche per questioni di tempo non può vaccinarsi. E vedremo comunque. Perché stiamo avvicinandoci alla data fatidica, no? Che sarà il 6 agosto, ma vedete che da qui al 6 agosto se ne parlerà e riparlerà, altri titoli, altra carta stampata o no che si riempirà di questo Green Pass. Voi invece riempiteci anche un po' dei vostri racconti, magari dell'estate. L'estate dovremmo creare magari uno slogan tipo l'estate non è solo Green Pass, no? Raccontateci quello che riuscite a fare, che riuscite a vivere nella vostra estate. Proviamo un po' di più a raccontarci, anche noi cercheremo di essere più sul racconto, sul racconto di capire e di pensare cosa ci fanno pensare tutte queste prime pagine. Certo, un'Italia in questo momento che ha molta paura, un mondo che ha molta paura, che sta ancora vivendo. Sospeso, direi. Sospeso e secondo me anche nell'incertezza, sì. Nonostante molti sfodino sicurezza. Sicurezze che ancora non sono comunque scientificamente provate, sicurezze comunque che portano a arrivare nel nostro sistema sociale, cioè a cambiare il nostro modo di vivere. E poi c'è sempre questo fatto che comunque basta che uno dica qualcosa o pensi qualcosa e viene accusato o che è un complottista o che è un... non c'è adesso, vax, prima, una grossa tensione, una grossa io sono isteria. Vaccinato, non mi è mai interessata questa cosa, però non vedo perché devo trovare dei sistemi limitanti per gli altri, o comunque cittadini, e poi tutto questo senza guardare la globalità, cioè, pensiamo sempre anche
anche quando si parla di tamponi, quando si parla di... ci sono anche i migranti, c'è anche altra gente, non tutto è così controllabile. Esatto. Dove devono scrivere per la loro storia? Allora, scriveteci a info@radioraccontiamoci.net.